Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono JJ990F1. Questo video va di seguito a quello che ho fatto prima. E appunto per parlarvi, quello di prima era sul Gran Premio di Singapore. Anche questo sarà in particolare su un'analisi della classifica iridata dopo questo Gran Premio e di chi secondo me ha più possibilità di vincere il mondiale. Partiamo con la classifica del Gran Premio di Singapore. Se non avete visto, andatevi a guardare il vecchio video, poi me lo metterò in descrizione a questo. Quindi, ricordiamo che le Ferrari sono uscite, Hamilton ha vinto. Dopo il Gran Premio ci troviamo con questa. Ma perché fa sempre così sto computer di merda? Scusatemi, eh. Ci troviamo con questa classifica, ossia Hamilton primo 263, che ha guadagnato un casino su Vettel, proprio dove Vettel poteva recuperare. Infatti, questa gara Vettel si è voluto andare in testa. Quindi per la Ferrari la situazione si va veramente nera, due ritiri. Vettel che secondo me, se Hamilton non ha problemi, almeno una gara non va fuori, speriamo che succeda, perché a me Hamilton mi sta sui coglioni in un modo allucinante. Probabilmente questo mondiale Vettel l'unica speranza che ha è che Hamilton si schianti almeno una volta. Lo spero proprio, perché l'unica gara dove poteva recuperare ha fatto sta figura di merda. Si trova a 28 punti dalla testa. Ormai Bottas sembra dato per terzo di sicuro, io penso che sia così. Ricciardo avrebbe potuto combattere con Raikkonen, ma ormai sta andando peggio, cioè ormai Raikkonen anche lui mi sembra tagliato fuori. Verstappen continua a ritirarsi, ancora problemi. Cioè ormai è in lotta con Perez, cioè, che cosa vuoi che vinca? Quindi io penso che la lotta è ancora data tra Vettel e Hamilton. Ci sono piste veloci che secondo i pronostici sono favorevoli alla Mercedes. Ripeto, Vettel per vincere il mondiale deve o darsi da fare lui, oppure sperare che Hamilton sfasci la macchina. Io lo spero anche io. Perché ormai, cioè, si poteva pensare che qui Vettel vincesse. Passiamo al campionato dei costruttori. Perché fa così sto coso? Campionato costruttori ormai sembra della Mercedes. Cioè, guardate, a 100 punti in più della Ferrari. Cioè, anche qui avrebbe dovuto recuperare, ma secondo me ormai il campionato costruttori, questa classifica qui, forse la Toro Rosso può battagliare con la Williams. Ma guardate, Ocon non sta facendo una stagione del cavolo. Secondo me la classifica è questa e lo resterà fino alla fine. Ve lo dico perché, cioè, ormai, cioè, più di 102 punti alla Mercedes sulla Ferrari. Perché, sinceramente, cioè, la Ferrari, con questo ritiro, dicono che dal 1950 è la prima volta che le due Ferrari escono per un contatto tra di loro. Quindi, poi abbiamo la Force India, che secondo me Perez potrebbe lottare con Verstappen. Guardate, non ha mai fatto un podio, però sempre a punti, quindi è molto coerente. A Williams questo weekend ha fatto un po' schifo, tutto con Massa. Stroll che ha fatto anche un podio, però dovrebbe anche lui pompare un po' di più. Prima la Toro Rosso, che Kvyat sta facendo schifo. Sainz sta meritando un posto in più. La Renault che finalmente ha primi punti per Palmer. Con Hülkenberg che era l'unico che era competitivo fino ad ora. Haas che insomma può far così. La McLaren che vabbè, i soliti problemi di affidabilità, problemi al motore, la power unit e tutto e di più. Potrebbe sperare di fare qualche punto. La Sauber, vabbè, è sempre ultima. Cioè, io per concludere vi dico,
Cioè, io volevo fare un video dove cazzo dicevo che la Ferrari aveva vinto il mondiale. Cioè, ormai, ripeto, o la Ferrari vince sempre, o Hamilton si fa inculare, oppure Hamilton ha vinto il mondiale. Spero che il video vi sia stato di vostro gradimento. Io per oggi ho concluso, vi saluto, andatevi a guardare anche il video che ho fatto prima. Ciao ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete like, al prossimo video.